con questo ragazzo qua che è musicista innanzitutto, musicista, ma tra i più importanti youtuber, tiktoker. Io vado via, no, cioè ti lascio. Mi fai arrossire già davanti, no, alla telecamera. Ti lascio da solo. Mi tieni? Cioè, beh, assolutamente, ho bisogno di, okay, te. Va bene. Allora, ti dico una cosa. Tante volte quando chiedi a un bambino cosa vuoi fare da grande, il bambino ti risponde lo youtuber, forse adesso risponde il tiktoker, comunque abbiamo capito. Se un bambino te lo chiedesse, che cosa, quali consigli, cosa risponderesti? Ma allora, se un bambino arrivasse a chiedere, a spiegare che da grande vuole fare lo youtuber, c'è un po' un errore di fondo, c'è un po' un errore di base su come si sta facendo fruire questo bambino dei social. I bambini all'interno della fruizione dei social devono sempre essere mediati nel modo giusto, in modo che il loro desiderio possa essere quello di voler raccontare o di voler fare musicista e quindi poi stare sui social, o di voler raccontare delle storie, fare, non so, l'ingegnere di tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia e poi raccontare la tecnologia. Quindi quello che risponderei a un ragazzo che si approccia al mondo dei social, a un bambino che da grande vuole fare questo, è di andare un passo indietro. Quindi non sperare di fare per forza una categoria come può essere lo youtuber, come può essere il tiktoker, perché quello è come se fosse vuoto, è come se fosse il contenitore. Da grande cosa vuoi fare? Voglio stare in azienda. E no, io da grande voglio fare l'ingegnere, che poi starà all'interno di un'azienda. E quindi spiegare al bambino che dire voglio fare il tiktoker è come dire io voglio essere in quel contenitore. Però con che contenuto? Con quale principio? E allora andare a scavare un pochino insieme quale può essere il principio più bello per passare i messaggi migliori e per essere una figura di riferimento positiva all'interno del social. Tu porti la tua musica in contesti in cui musica e comunicazione spesse volte non arrivano. Parlo degli ospedali pediatrici, parlo anche di orfanotrofi e luoghi più poveri di quelli che viviamo noi. Io so che c'è un desiderio in molti giovani, quello di fare un'esperienza di volontariato anche forte. Io voglio andare in Africa, tante volte però non lo fanno, non partono per paura, ma anche a volte per proprio questioni molto pratiche. Anche qui, che consigli daresti? Ma allora, il consiglio che non ho mai ricevuto e che avrei voluto ricevere col senno di poi dopo tanti anni di missione è di partire con calma. Di partire con molta calma, perché spesso e volentieri siamo abituati a essere spasmodici. Io voglio andare in missione, voglio subito andare nella zona più difficile, più brutta, più pericolosa, ma perché non c'è la coscienza, ed è giusto che sia così, per il tipo di vita che facciamo, non c'è la coscienza di che cos'è un posto difficile, quanto male può arrecarmi un posto difficile, e quindi quanto male poi mi porto dietro. Un trauma è immediato in una zona di guerra, o anche solo in una zona post-guerra, come può essere in questo momento alcune zone dell'Africa. Se si guarda per esempio il Burkina Faso, basta non andare a nord, non si è in mezzo al contesto di guerra. Quindi comunque anche conoscere molto bene i luoghi. Assolutamente, dove... e soprattutto appunto fare le cose in modo graduale. Ci sono tantissime esperienze di, se si vuole parlare di volontariato, ma in realtà parlerei più di quello che è il mondo delle operazioni umanitarie, generico, con tantissime sfaccettature, con tutte le sfaccettature che può avere. Partire con calma, non per forza subito fare un viaggio che ti porta dall'altra parte del mondo, perché tu non hai mai testato il tuo fisico sotto stress da quel, certo, punto di vista. Certo. E capita molto molto spesso di avere nuovi operatori umanitari che non reggono poi il ritmo di una missione. Cavolo, bisogna andare step by step. Con calma. Cominciare step by step. Allora, il nostro tempo purtroppo è finito, due domande sono state... Festival Francescano è tuo fan, davvero. Sono molto felice. Grazie. Grazie mille. Grazie.